J.K. Rowling, che stai facendo? Bene, non so se lo sapete, ma la nostra scrittrice del nostro mago più famoso del mondo sta entrando in contrasto con la Warner Bros. Per quanto riguarda la serie TV legata ad Harry Potter in uscita su Max nel 2026. Ed oggi sono qua per parlarvene un po'. Quindi se siete interessati, continuate la visione di questo video. Ciao, sono Captain Nerd, bentornati su Chuck e Azione! Dunque, come vi ho detto prima, questa attesissima serie legata al maghetto più famoso del mondo sta per uscire e ha già tantissimi problemi, nonostante non sia ancora stata scritta. Questo perché? Perché la Warner vuole integrare un cast inclusivo. Inclusivo vorrebbe dire rendere protagonista di questo mondo altre persone che non sono quelle originali, quelle create da J.K. Rowling. Di conseguenza si è arrabbiata tantissimo, perché comunque sono le sue storie, sono i suoi progetti, sono ciò che ha creato lei, e non le piace il fatto che una casa produttrice, per fare soldi, stravolga il tutto, rendendolo meno originale di quello che è. Quindi il suo obiettivo è quello di cercare di far ritardare l'uscita del progetto in maniera tale che voci di corridoio dicono che la nostra Warner Bros. Sarà venduta alla Universal, casa produttrice che comunque è un po' più a favore della Rowling, a mantenere l'inclusività dei suoi personaggi e così via, anche perché se no comprometterebbe anche tutti i brand, tutti i parchi a tema e così via, e quindi si perderebbero tantissimi soldi. Quindi diciamo che la nostra J.K. Rowling è un po' in combutta con la Universal per far cadere questa serie di Harry Potter targata Warner Bros. Ora come ora sono solo voci di corridoio, non c'è una vera e propria certezza di questa vendita, però pensare che la Warner abbia anche inanellato una serie di flop come Flash ed altri film, bisogna ricordare anche che ha incassato parecchio grazie a Oppenheimer, Barbie, per non parlare anche di tutti i prodotti a tema Jurassic World, che hanno avuto un grandissimo successo. Quindi queste voci sono sicuramente da prendere con le pinze. Quindi la nostra J.K. Rowling, oltre ad essere una scrittrice, è anche una sorta di croce rossina, a modo suo però, perché dato che si è lasciata alle spalle le sue contestazioni per i tweet transfobici, ora si sta buttando a capofitto per proteggere quella che è la sua opera principale, ovvero Harry Potter. Un po' come un cuoco che protegge l'ingrediente segreto del suo piatto diventato famoso in tutto il mondo. Per l'amor di Dio, un po' la capisco, perché assolutamente se una cosa è mia e l'ho creata io non voglio che venga stravolta. Però ragazzi, bisogna prendere tutto un po' con le pinze, perché basta veramente poco per creare un casino. Quindi ora non ci resta che aspettare e vedere se arrivano nuovi aggiornamenti e nuove notizie a riguardo. Fino ad allora io vi ringrazio per avermi seguito in questo video, vi chiedo di seguirci su Instagram e Facebook e di iscrivervi al nostro canale su YouTube, cliccando anche sulla campanella, che è sempre una cosa importantissima. E da Captain Nerd qui oggi è tutto, e noi ci rivedremo presto in un prossimo video. Ciao a tutti ragazzi!